Valerio Pavese, invece, le scelte di Thiago Motta. Sì, allora in difesa, come era previsto, va fuori Savona, rientra Cambiaso e gioca sulla destra, mentre dall'altra parte a sinistra ci sarà Cabal. Danilo, tanto criticato, invece si guadagna ancora un posto titolare, affiancato ovviamente da Kalulu. A centrocampo, in fase mediana, Locatelli e Fagioli, ed ecco qui la sorpresa. Thiago Motta deve completamente aggiustare il centrocampo per quelli che ha a disposizione, quindi Weah va a destra inizialmente, con Consensao a sinistra e McKennie trequartista, con Vlahovic unica punta in avanti. Rigore! Calcio di rigore per l'Inter! È calcio di rigore! Turam aveva anticipato il difensore della Juventus. Danilo ha fatto di nuovo la si è scagliato sul pallone e poi è stato toccato. No, no, è Danilo. È stato di nuovo, bravo. Un'altra volta la combina, un altro rigore. È incredibile, ragazzi. Ma perché non è uscito? La scivolata di Danilo e Turam che va in anticipo e poi finisce per terra. Palla pesantissima. Il destro. Il destro. E gol! Subito è ben disposta l'Inter, cambia gioco a destra ancora verso il numero 27 Cambiaso, che prova ad avanzare, lo scarico ancora verso Fagioli, di ritorno ancora sul settore destro verso Cambiaso, attenzione a Consensao prova a puntare l'avversario, lo scarico ancora verso Cambiaso, l'appoggio con il sinistro verso Cabal, centralmente parte la missione, McKennie, l'appoggio a Flavio. Bravo, non volevo, l'hai detto tu. Vediamo. Allora, spiega l'azione. Lancio di Cabal all'interno dell'area di rigore, centralmente McKennie si è trovato davanti alla porta, che intelligentemente invece che tirare ha fatto l'assist verso Vlahovic, che era solo e libero, che ha potuto concludere con il sinistro comodamente, battere Sommer. A me è sembrato tutto regolare. Anche a me, sinceramente. Questa ripartenza ottima. La parte di Vlahovic che prova a servire il pallone sul settore destro. Attenzione, Consensao entra dentro l'area di rigore, se la porta sul sinistro Consensao. Buono, salta l'avversario, sì! Weah porta in vantaggio la Juve e la ribaltiamo. Incredibile che azione di Consensao sulla destra, ha fatto una progressione fantastica, ha saltato il difensore nerazzurro, ha messo il pallone in mezzo, raso terra all'interno dell'area di rigore, è arrivato Weah che da solo ha appoggiato a porta vuota e siamo in vantaggio. L'azione pazzesca di Consensao, perché con la sua velocità, queste gambette corte, riesce a sgusciare via con una serie di finte qua sul fondo, poi riesce anche a mettere dentro una palla interessante, altra dormita però, sì, nessuno chiude. Va bene, domande, curiosità anche da casa, no? Sì. Cos'è che hanno chiesto a Gambaro? Se Enzo nella Cavese del 82, Consensao dove... Occhio! Scusa, partita senza respiro davvero, cioè basta un niente, un attimo, un pallone che da metà campo, mentre iniziava il messaggio Adriano, palla a metà campo, due passaggi e Mkhitaryan dopo una triangolazione con Thuram va a realizzare il gol del 2-2. Barella, Thuram, vertice dell'area di rigore, palla al limite, vado. Fallo. Cosa c'è? E c'è un calcio di rigore. Ancora! Ma l'Inter può andare sul 3-2, derby d'Italia mai visto, vai Pirovano. Zielinski dal dischetto, l'affischio dell'arbitro, il tiro. Gol! 3-2! Zielinski! Pazzesca partita! E vai Inter! Dopo rimai nerazzurri! Grande Inter! Grande Inter! Abbiamo regalato un altro angolo. Se l'è portato fuori sul fondo in calcio d'angolo Cambiaso, nel tentativo di aggirare l'avversario dalla linea di fondo, cosa complicata, angolo, via. Dalla bandierina Zielinski, palla in mezzo, attenzione, ancora Dumfries, il tiro. Gol! Palla Dumfries, che adesso non ha sbagliato, ed è
4, Juve 2. Inter, grande Inter, siamo belli come il sole, Paolino, grande. Allora, quello che si è divorato, l'aria aperta che della Juve, l'aria aperta. Grandissimo gol di Yıldız, che ha preso palla praticamente dal centro del campo, si è volato verso la porta, ha puntato Dumfries, secco sinistro e gol del 4-3, crediamoci. Eccolo qua, velocissimo col Virtua Stadio, entra in area, seguito da Dumfries, va col sinistro, diagonale che finisce nell'angolo e... Pallone per Savona, lo scarico verso, attenzione, il passaggio all'interno dell'area, va a tirare adesso, finisce qua, 4-4, l'abbiamo ripresa come una bella vittoria. Applauso, lo faccio io a chi ha giocato, a chi è stato in campo, perché ci hanno regalato sicuramente emozioni, è vero, anche degli errori, ma anche dei bei gol.